Ciao, benvenuti nel mio laboratorio. Password. Password. Ciuffo. Ciuffo rosso. Naso all'insù. Ciuffo. Password ok. Oh, oh, bene. È tutto il giorno che aspetto questo momento. Qui ho un pacco da aprire. Ora vediamo che cos'è. Quindi, valigetta per gli attrezzi. Taglierino. Che cosa sarà mai? È un quadro in alluminio, in A4. Bene, perché un quadro? Allora, questo è l'attestato del europeo di robotica dell'anno scorso a giugno, che mi è stato dato 2 mesi fa, e quindi, non volendo perderlo in giro in cassetti e armadi, ho deciso e ho pensato giustamente di inquadrettarlo in modo poi da anche da appenderlo e averlo lì come ricordo, tipo dietro la mia scrivania, che ci sta molto. Please remove the protective film side. Ah, devo togliere il film. Wow. Top, bellissimo, fantastico. Adesso lo metterò qui. Ok. Bene, ora dovrò andarlo ad appendere. Quindi andiamo. Ok, allora voglio metterlo qua. Dato che questo quadrettino qui bello è, ma è di troppo, lo tolgo perché tanto non ha senso tenerlo lì. E voglio metterci questo. Yeah. Perfetto, mi piace. Quadro attaccato. Ora è il momento di andare in laboratorio perché devo sistemare il braccio robotico, perché ieri mentre lo spostavo mi sono accorto che c'era la pinza staccata, o comunque non attaccata bene, mi è rimasta in mano, mi si è staccata. Ora bisogna andarla a sistemare per forza, perché non può rimanere lì così che si stacca. Quindi andiamo in laboratorio. Quindi ora prendiamo il braccio. Difatti c'è la pinza staccata. Bene, cosa è successo? Non è stata avvitata la pinza al servomotore, è stata solo incastrata. Quindi ora mi servirà un cacciavite. Tac. Bene, ora prendiamo il braccio. L'abbiamo ripreso. Poi mi serve la scheda, o anzi una scheda e una batteria. Scheda, batteria. Il servomotore in questione è questo qui in alto, quindi ora io vado a prendere il suo cavo, lo vado a inserire proprio tipo. Ora lo alimento e infine. Ok. Perché ho fatto questo procedimento, questa messa 90? Perché quando poi noi andremo a programmare avremo già tutto meccanicamente, diciamo, settato, perfetto. Dopo andrò a fare dei micro aggiustamenti software, ma sempre meglio che fare dei macro aggiustamenti software. Bene, vidi del 3, prendiamo una vite per avvitare il mozzo al servomotore, anche perché le viti si prendono per avvitare le cose, non per svitarle. Ecco. Visto, si avvita per bene. Ok, la vite che ho messo è troppo grande, non ci sta con il pezzo della pinza sopra. C'è una sola cosa che si può fare, ed è quella di svasare il mozzo. Allora, cosa significa svasare? Vedete il buco qui? Ok, il buco qui è da 3. Ci si mette questa vite qui, che ha una testa, diciamo. Ah, non si vede il bettile fuoco. Ah, vabbè, praticamente ha una testa a V. È fatta apposta per entrare al meglio nei buchi. E quasi come se non ci fosse la vite che non faccia la gobba, devo svasare il mozzo per farcela entrare al meglio. Quindi mi serve il trapano. Pizza. Ora
Inserisco il mozzo. Ok, perfetto. Questa parte qui è molto più bassa, molto più sottile. Difatti, qui, vediamo se si nota, quasi come se non ci fosse la vite. Questa cosa è perfetta e ottima. Ok, sistemato. Ho dovuto stringere molto e forzare molto, ma è sistemato. Molto bene, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento, vi abbia fatto passare il tempo in questa bellissima quarantena piena di sole che non si può sfruttare. E quindi ci vediamo domani, come sempre, in un nuovo video in cui vedremo cosa fare. Ciao!